Charlie Davis. Andrea Gracis in posizione di playmaker, attaccato da Sbarra, cede ancora palla a Charlie Davis. Nel primo tempo Charlie Davis è stato impiegato anche come guardia da Giancarlo Sacco. Ora è Magnifico che libera il canestro. Natali, Beppe Natali, è il suo primo canestro della 11 gara. Primi, 10 secondi da giocare, 57 Banco Roma, 51 Scavolini. Riporta avanti la formazione pesarese Frederick. Ed è sotto libero Magnifico che sta per farsi anticipare, poi serve un assist a Natali che non fallisce e riporta Magnifico a meno 4, che ripropone l'azione d'attacco per Gracis. Pallone schiacciato a terra per Davis. Davis entra nella linea dei tre punti, poi si ferma, perde tempo, ha perso l'attimo buono per l'entrata e per il tiro, poi è invece Natali che trova un canestro in entrata. Errore dalla lunetta di Lorenzon e dunque la nuova azione d'attacco per la Scavolini che può riavvicinarsi ulteriormente. 3:48 da giocare. Gracis chiama lo schema d'attacco, vede ora Davis, gli cede il pallone, Davis ancora una volta perde l'attimo buono, poi tira dalla grande distanza Zampolini, una bomba a segno per Zampolini. Un solo punto da Scavolini, Gracis va lungo l'auto destro, poi vede Zampolini e cede palla Zampolini e potrebbe tirare dalla grande distanza Davis, attende però che si piazzi sotto Magnifico che va a segnare e a subire anche fallo, avrà anche la possibilità di un tiro libero aggiuntivo Walter Magnifico. Zampolini, palla per Magnifico, è fallito da sotto ma il rimbalzo è stato catturato da Zampolini, poi c'è un fallo, il canestro successivo non è considerato valido dagli arbitri ed è Gervin che ha commesso il quinto fallo. Esce anche George Gervin dal campo, marcato ora a tutto campo il Banco Roma dalla formazione pesarese che deve recuperare tre lunghezze. Siamo all'ultimo minuto, finale al photo finish per queste due squadre che onorano il basket italiano. Scavolini in difesa con tre lunghezze da recuperare, Gilardi marcato da Gracis, perde palla in attacco, il contropiede velocissimo della Scavolini, ha subito fallo Davis, è il secondo fallo di Sbarra, è il secondo fallo di Sbarra, è andato a commetterlo sulla linea centrale del campo ai danni di Davis che stava andando a concludere in contropiede. 39 secondi da giocare, due tiri liberi per Charlie Davis, a segno il primo, ancora un'opportunità per la Scavolini di riavvicinarsi ulteriormente. Ha ricevuto dall'arbitro pallonetto, il gioco poi riprenderà con la rimessa laterale per la Scavolini, ecco il pallone che viene ceduto all'arbitro Montella per la rimessa in gioco dalla linea laterale, era fallo intenzionale, il fallo di Sbarra, dunque attacco ancora per la Scavolini a 36 secondi al termine. Gracis marcato da Sbarra, una sola lunghezza da recuperare per la Scavolini. Finale avvincente per questa gara che decide della qualificazione ai quarti di finale dei playoff. Scavolini che attende ancora 10 secondi soltanto per la sua azione d'attacco. Gracis a Zampolini, gioca molto lontano dal canestro, ora entra, va a servire Natali, segna Natali, il canestro che ribalta il risultato, canestro valido e fallo commesso da Lorenzon. La Scavolini passa in vantaggio a 9 secondi al termine per l'entusiasmo del pubblico di casa che saluta questo nuovo vantaggio della sua formazione. 9 secondi soltanto da giocare, time out, e la Scavolini ha l'opportunità di andare a tirare dalla lunetta un personale ancora con Natali che ha subito il fallo sul canestro realizzato poc'anzi. Attenzione perché può decidere l'incontro, realizza, 9 secondi, attenzione, Sbarra riporta in avanti il Banco Roma, tira da tre punti, il rimbalzo catturato
ed è il canestro proprio all'ultimo secondo. Attenzione, attenzione, perché c'è ora l'indecisione del tavolo. Attenzione, perché questo canestro può decidere della qualificazione della Scavolini Pesaro. Vediamo cosa decide il tavolo. 74-72 ha realizzato proprio allo scadere Gilardi, forse era già scaduto. Ecco che viene considerato nullo il canestro di Gilardi, dunque Scavolini che si aggiudica proprio nel finale della gara questo incontro e si qualifica per i quarti di finale dei playoff 87-74-72.